mezzo. Te la registrava. Ok? Come schifo. Dopo il mercoledì di Coppa torna finalmente e nuovamente intervista l'artista. Abbiamo qui con noi la famiglia Guidolina al completo, i tre mitici fratelli. Vi prego di entrare in sala, grazie ragazzi. Allora, siamo contenti innanzitutto di avere qui nel nostro salotto pomeridiano. Grazie a voi. E come sapete noi vi faremo delle domande a cui voi dovrete rispondere. Pensa. Domanda e risposta. Pensa. Allora, la prima è: visto che il bello nella nostra famiglia, nella vostra figlia non c'è, chi tra voi è il buono, il brutto e il cattivo? La buona sono io. Poi... Beh, innanzitutto grazie alla domanda. Matteo artisticamente nasce come cantante, quindi prosegue. Era questa la domanda. Che brutto, una... il gazzetto Morio. Il brutto, e il cattivo Filippo. Filippo vorrei fare. Aprire parentesi e dire Manuel Caffè, mi piace Espresso, è il nostro sponsor. Niente, abbiamo giocato una buona partita, i primi 20 minuti sono stati un po' tesi così, abbiamo preso le redini. www.paolini.it www.paolini.it Io sono il cattivo. Sì! Passiamo alla seconda domanda. Per Mirella e Luigino, oltre a Zidane, Platini e Boniperti, chi è il cocco di famiglia? Io lascio la parola, la risposta al secondo genito. Sicuramente Milady. No, sicuramente Matteo. Ma io credo Filippo perché vive via. O briciola. Allora, ha studiato che Milady è la più dotata calcisticamente della famiglia tra voi. Cari Matteo e Filippello, che sport avete praticato voi da piccoli, oltre a... Dario, fai tu l'elenco, prego. Oltre a gara di rutti e scorregge, gara chi mangia più salsicce con i crauti da senape, gara all'espressione più intelligente, gara alla pettinatura più bella, corso di Majorette nel comune di Rese Pio X. C'è la risposta a Matteo per prima. Matteo Guidolin nasce artisticamente come cantante nel 1996 e quindi inizia come fotografo nel 2009 e si iscrive alla scuola bertazzoniana da cui ha preso grande spunto. Roberto per me è stato un maestro di vita, come lo era stato Dario prima all'inizio e poi Paolino Marotta. E voglio chiudere ringraziando Manuel Caffè, mi piace Espresso. Vorrei dire solo due cose. Bel prosecco, il prosecco che piace a tutta la best start. Poi anche noi da piccoli mangiavamo sempre i bibanesi che ci hanno aiutato a diventare sani e forti e a vincere tutte le gare di rutti e scorregge con i bibanesi. Bel star prosecco, grazie. Dai, Zara quella bocca, basta! E Yuande Marotta vuoi concludere? No, volevo chiedere se avete un aneddoto da raccontarci che vi includa tutti e tre, un aneddoto simpatico. Dai Matti, Paola, se sei in ascolto, questo è per te, Matti, dai.
al di là della simpatia di belli capelli Filippo, un episodio carino è quando Filippo ha bevuto la miscela del motorino di mio nonno Ugo. E dopo aver bevuto la miscela, che tra l'altro è... che tra l'altro non era buona da bere, non era come un vino di casa Roma o l'acqua o un bel prosecco o un'acqua fresca come Nestlé Acqua Vera, e l'hanno portato in pronto soccorso. Va là Castelfranco a bordo di Filippo. Madonna, che caldo che fa oggi. Madonna, che caldo che fa oggi. Per caso hai acceso il radiatore Lazzarini? Lascio concludere la storia a Milady. E quindi è stato portato in pronto soccorso e là è stata fatta una lavanda gastrica, introducendo nella bocca di Filippo una quantità tale di prodotto che ha disinfettato, forse sono i miei ma non facciamo finta, ok, disinfettato laringe, faringe, esofago, stomaco, intestino, grasso, tenue e che altro? Come i sette nani, non mi ricordo più. Pueo. Tutto compreso. No, un altro gioco che facevamo da piccoli era adesso... gioco dell'adozione. Ma adesso voglio solo dire, dopo questa fantastica storia, che adesso sto molto bene e ho... per fortuna sono arrivato alla soglia dei 32, bevi birra 32, la birra che fa per voi, bevila. E subito dopo la birra, impastala con dei bibanesi, e per condire tutto un buon caffè Manuel, mi piace espresso. Ma che è meglio dire? No, un altro aneddoto che... il gioco dell'adozione, cosa dice? No, un altro aneddoto simpatico sono le serate in cui Matteo tornava a casa ubriaco. Da non so dove, una sera mi trovavo, io e Matteo abbiamo sempre dormito insieme, e una sera lo sento arrivare a casa molto tardi e non lo vedo più nel suo letto. Passa un'ora, due ore, alla fine vado in bagno ed era nella tazza del cesso in questo modo. No, però lui non aveva bevuto. No. E per ripigliarsi cosa ha preso? E per ripigliarsi? Un bel caffè Manuel. C'è un'altra storia simpaticissima. Ma che non abbiamo più tempo di raccontare. Mandiamo la pubblicità. Ma c'è un'altra storia simpaticissima, poi chiudo con... e lascio la parola al buon Paulino Marotta, Juan de Marotta. Una volta abbiamo organizzato una festa, ancora 7-8 anni fa. Bibanesi! Mangia bibanesi! Buoni! Buoni e duri i bibanesi! Abbiamo organizzato una festa a cui hanno partecipato anche mio fratello e mia sorella, e essendo gli organizzatori continuavamo a dare bibite in omaggio a Filippo, che non ha bevuto. No! Filippo arriva a casa un po' prima di me, che dovevo finire di mettere a posto, ma non era ubriaco. Arrivo a casa e Filippo stava dormendo. Mi butto e non so se vi è mai capitato quando siete stati in una discoteca, c'è rumore, si fa fatica a prendere sonno, no? E ero là su in dormiveglia, a un certo punto vedo Filippo che si alza e con fare sicuro si porta all'altezza del mio letto, l'angolo mio letto, tira fuori il mestiero e inizia a pisciare sul mio letto, sull'angolino. Anzi, dico a Filippo, Manuel, cosa ti devo fare? Due sgrullate e tornata a letto. Ah, e lui cosa ha fatto? Si è rannicchiato e ha dormito sul letto con la birra. Grazie. Guidolì, noi vogliamo tanto bene a Guidolì, 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 noi vogliamo tanto bene a Guidolì. E ringraziandovi della vostra presenza, veramente grazie. Ringraziamo anche la signorina la guerra. Grazie. Avanti. Ci farebbe piacere tornare ospiti di questa trasmissione. Vai. Grazie Matte, grazie, mitico. Avvocato di Liberto. No. Okay.
Vai. Che dire? Che dire di questa intervista? Beh, che dire? I sponsor saranno sicuramente contenti. No, Dario, no. No. La ditta. No, veramente è stato bello avere tutta la famiglia Godino al completo in questa intervista e salutiamo il nostro pubblico anche oggi, augurando a tutti una buonissima domenica e anche buona Pasqua. E buona Pasqua a tutti. E saluti, salve, arrivederci.